condannati a 10 anni ciascuno e 2 sinti ritenuti responsabili di 13 furti e danni di anziani, 70.000 euro di risarcimenti. È stato assolto perché è incapace di intendere e volere Danilo Tosi per l'omicidio del padre Gianni, il PM aveva chiesto 14 anni. Claudio Miceli riconfermato alla guida del PD Domese, ieri sera la nuova elezione così come chiesto dalla Commissione dei Garanti. Successo per l'edizione 2015 della Cena con le Stelle, l'evento che coniuga buona cucina e solidarietà quest'anno ha compiuto 10 anni. Taglio del nastro oggi pomeriggio per Mele e Miele, sino a domenica Baceno, protagonisti i prodotti del territorio. Nel basket la Pafoni attende al Pala Battisti la vice capolista Scafati, intanto Cecco Vescovi è il nuovo allenatore della Mami. Bentrovati dalla redazione di Vicio Notizie. In apertura dunque di giornale la cronaca giudiziaria. In primo piano il processo ai due sinti accusati di essere gli autori di 13 furti ai danni di anziani. L'uomo e la donna sono stati condannati a 10 anni ciascuno e al risarcimento di 70.000 euro. 10 anni ciascuno di carcere, oltre all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e risarcimento alle 3 parti civili costituite con provvisionali dai 15 ai 40 mila euro. È la sentenza di condanna del giudice Raffaella Zappatini nei confronti di Emiliano Di Glaudi e di Anna Cena, entrambi sinti, difesi dagli avvocati Marisa Zariani e Cristina Botto, di 44 anni, del torinese, per 13 casi di furti ai danni di anziani a Verbania, Domodossola, Borgomanero, Baveno e Stresa. La pena inflitta dal giudice è stata ancora più severa di quella chiesta dalla PM Anna Maria Rossi di 8 anni. I due erano stati arrestati il 23 ottobre del 2014 al termine di un inseguimento lungo l'autostrada. Al casello di Arona avevano speronato l'auto dei carabinieri e 2 militari erano rimasti feriti in modo lieve. Da lì erano partite le indagini. Secondo l'accusa, la coppia si presentava agli anziani con diverse scuse e ne carpiva la fiducia. Poi Cena, che si fingeva incinta, chiedeva di andare in bagno oppure pregava i malcapitati di conservare per lei una scatola di gioielli. I due se ne andavano portando si via soldi e oggetti preziosi. Il giudice ha tenuto presenti i numerosi precedenti e le recidive dei due. In aula, tra il pubblico, anche alcuni familiari e amici dei due imputati. Una donna ha commentato a voce alta, subito dopo la lettura del dispositivo, la sentenza con un nemmeno ai terroristi. Altro processo celebrato questa mattina a Verbania è quello a carico di Danilo Tosi, il verbanese che uccise il padre. Il giudice lo ha assolto perché è incapace di intendere e volere. Assolto perché è incapace di intendere e di volere. Lo ha stabilito il GUP Beatrice Alesci al termine del processo a Danilo Tosi, difeso dall'avvocato Gabriele Pipicelli, per l'omicidio del padre Gianni il 9 settembre del 2014 nella loro casa di Renco. Il PM Nicola Mezzina ha chiesto una nuova perizia psichiatrica e la condanna a 14 anni di carcere. L'avvocato Pipicelli invece l'assoluzione, difendendo la perizia del professor Keller di Torino, discussa nel corso di un incidente probatorio che aveva stabilito che Tosi, ex elettricista rimasto senza lavoro, era totalmente incapace di intendere e volere. Il GUP ha evidentemente ritenuto valide le conclusioni del perito e ha assolto Tosi perché non imputabile e ha applicato nei suoi confronti la misura di sicurezza di 10 anni in una residenza per l'esecuzione di misure di sicurezza sanitaria, le strutture che hanno preso il posto degli ex ospedali psichiatrici. Attualmente si trova a Bra. La furia omicidio era esplosa nel primo pomeriggio in seguito a un litigio con il padre. Tosi stava stuccando un muro e l'anziano lo aveva rimproverato. In casa c'era anche la madre malata. L'uomo ha colpito il genitore e si è accanito su di lui con un batticarne con un paio di forbici. Quando i carabinieri erano arrivati nell'appartamento, per la vittima non c'era più nulla da fare. Tosi era in stato confusionale sul balcone, urlava frasi sconnesse. Da tempo non usciva quasi mai di casa, si prendeva cura della madre e spesso stava sul balcone. Secondo lo psichiatra che lo ha visitato, soffre di gravi disturbi psichici. La notizia dell'incidente aereo successo oggi nel Vercellese ha fatto ricordare l'incidente del 2011 nei cieli ossolani. Peraltro il pilota italiano, morto oggi per un breve periodo, ha lavorato a Domodossola. La notizia della sua morte ha destato sconcerto fra i dipendenti dell'Eliossola. Un convertiplano medio-leggero a V609 della Gusta Westland è esploso in volo stamattina nelle campagne del Vercellese, precipitando tra Santhià e Lice Castello. I due piloti sono morti carbonizzati. Il velivolo, un mezzo sperimentale militare, è stato visto volare basso sulle case già in fiamme. Il pilota è stato bravo a portarlo fino sui campi di mais. Fosse caduto in città sarebbe stata una strage. Il velivolo militare era sparito da Vergiate, in provincia di Varese, dove ha sede la Gusta Westland. L'incidente ha fatto tornare
chiara alla mente quanto successo nel marzo 2010 a Preglia di Crevola d'Ossola, quando un elicottero della Gusta precipitò a terra. Si trattava di un mangusta, solo per la bravura dei due collaudatori non finì sulle case. La 129 era in fase di collaudo sulle rotte dell'Ossola, terra che i tecnici dicono adatta a questi scopi per le sue correnti d'aria in quota. La 129, mentre volava tra Domodossola e la Valle Bognanco a circa 4.000 metri di altezza, perse improvvisamente quota a causa della perdita del rotore. Iniziò a roteare avvicinandosi pericolosamente alle case di Preglia e Bisate, due frazioni di Crevola d'Ossola. Il pilota riuscì a tenerlo, facendolo cadere nei prati alle spalle di Preglia, non molto distante dal fiume Toce. I due collaudatori se la cavarono, ma rimasero feriti. Nell'incidente di oggi nel Vercellese sono morti Herbert Moran, ex pilota della Marina statunitense, e Piero Venanzi, collaudatore conosciuto anche in Ossola. Era stato qui tanti anni fa per un breve periodo di lavoro, dicono dall'Eliossola, dove lo conoscevano. Venanzi seguiva da tempo lo sviluppo del convertiplano. È una brutta notizia, speravamo non fosse lui, aggiungono dagli uffici della società di elicotteri di Domodossola. Soppressione prefetture. Oggi al Viminale a Roma c'è stata un'assemblea promossa da FIPGGL, CISL, FIEP e ULPA, assemblea che ha visto protagonisti oltre ai delegati sindacali ed RSU delle prefetture a rischio, fra queste ricordiamo anche quella del VCO, anche il mondo politico. Del mondo sindacale è stato ribadito che si chiede il ritiro immediato dello schema di decreto. Durante l'iniziativa una delegazione di CGL, CISL e UIL è stata ricevuta dal capo di gabinetto del ministro Angelino Alfano. Lo schema di DPR è stato confermato, mettendo così fine alle polemiche sollevate dallo stesso ministro, che negava addirittura l'esistenza del testo quando proprio dai suoi uffici ci era stato inviato ufficialmente. La forte protesta dei lavoratori, insieme a quella delle 23 comunità locali che si vedrebbero private di presidi essenziali di legalità e sicurezza, ha fin qui congelato l'iter di approvazione del provvedimento, che, come ha comunicato il capo di gabinetto, è oggetto di ulteriori approfondimenti. Ora ne chiediamo il ritiro. Ed ora la pagina politica. Claudio Miceli è stato riconfermato alla guida del PD Domese. La votazione è stata ripetuta ieri sera dopo l'invito della commissione di garanzia. Tutto come prima nel Partito Democratico Domese, votazione rifatta a scrutinio segreto, rielezione di Claudio Miceli alla segreteria della sezione Domodossola Trontano. Per di più, come l'altra volta, Miceli ha ottenuto 18 voti favorevoli su 20, astenuti 2, i referenti del gruppo di Damiano Del Barba, che col ricorso alla commissione aveva indotto a ripetere la votazione. Nelle prossime ore il PD Domese dovrebbe diramare un comunicato sull'esito del voto che ha ridefinito gli equilibri interni. In questa fase difficile, dopo le dimissioni di Chiello da segretario in vista delle prossime elezioni amministrative di Domodossola in primavera. La votazione di ieri sera riconferma anche la compattezza del gruppo cittadino attorno a Miceli, ma soprattutto il gruppo consigliare schierato da sempre al fianco del sindaco Mariano Cattrini. Il presidente del Consiglio Comunale, Rosario Mauro, commenta e la conferma che il voto era stato regolare, non c'era nessuna irregolarità, ma si trattava solo di una questione formale. Dopo questo la segreteria Miceli esce ancora più rafforzata. Dovrebbe essere confermata anche la sua segreteria nominata poche settimane fa. Ricordiamo che il segretario aveva designato quali 5 componenti: Nadia Tomola, Giovanni Perriccioli, Angelo Cunnini, Giovanni Di Paola e Davide Bolognini, quest'ultimo quale capogruppo consigliare. E a proposito della votazione di ieri sera, il gruppo Adesso Domo scrive: riconosciamo la correttezza dell'elezione avvenuta secondo le indicazioni del Comitato di Garanzia Provinciale. Ci sia consentito di rilevare come la ripetizione non sia stato un semplice formalismo, perché se è vero che la sostanza non cambia, Miceli è stato rieletto, viene rispettato il valore di regole condivise all'interno di un partito. Disco verde da parte dell'Assemblea dei Sindaci al bilancio della provincia. Gli amministratori del VCO si sono riuniti al Tecnoparco. Il documento contabile è stato approvato all'unanimità. La discussione ha evidenziato una volta di più la difficile situazione economica dell'ente di Viale dell'Industria. Il presidente Costa ha confermato la stipula dei contratti per lo sgombero e la salatura delle strade sino al 31 dicembre. E a proposito di viabilità, Costa ha messo in guardia i sindaci rispetto a situazioni
situazioni che potrebbero verificarsi nel futuro, la cessione di strade provinciali così come previsto dal codice della strada. Nulla è stato deciso, non c'è nessuna decisione stringente sul tavolo, ho solo voluto dare il polso della situazione agli amministratori, ha spiegato il Presidente. Si tratta di circa 100 km di strade su 550 di competenza provinciale. E cambiamo argomento. Ricorre tra pochi giorni a Pallanza la festa di San Leonardo, strettamente legata alla realtà della casa circondariale perché è santo patrono dei carcerati. La presentazione delle iniziative collegate è stata l'occasione per parlare dell'attività dell'associazione Camminare Insieme, che da quasi 20 anni è attiva all'interno del carcere verbanese. Sono 50-60 circa i detenuti all'interno del carcere di Verbania, ma rispetto alla vostra esperienza, quali sono le loro principali necessità alle quali voi cercate di rispondere? Le più immediate sono quelle di ordine materiale, a cui il carcere non sopperisce, cioè guardaroba, pulizia, generi di conforto, denaro per poter telefonare o scrivere alle famiglie e così via. Poi ci sono quelle, diciamo, di carattere legate alla ricostruzione della propria dignità umana e quindi il poter comunicare e contattare persone che siano al di fuori del carcere, il poter accedere a un maggior livello di istruzione, di professionalizzazione e poi forse la più importante è la necessità di avere una prospettiva futura, una speranza. Da qui l'importanza di un lavoro anche per evitare recidive, uno dei problemi maggiori sia per il detenuto che per la società. È nata per rispondere a questa necessità la nuova cooperativa Compagnia Verde, fortemente voluta da Don Roberto Salsa, costituita 4 mesi or sono. Opererà nella filiera del legno con l'obiettivo di creare posti di lavoro per detenuti, ex detenuti e per i nostri disoccupati. Ormai si può dire che il mese di novembre sarà il mese buono per dar vita finalmente ai primi assunti all'interno di Compagnia Verde per il lavoro. E uno di questi sarà appunto un soggetto svantaggiato e stiamo ormai in chiusura di convenzione anche con l'istituto carcerario per avere un primo soggetto detenuto, ex articolo 21, all'interno della nostra cooperativa. Si parte con 4-6 unità lavorative, 1/80 agli attuali soci della cooperativa. Importante anche l'impegno del Comune di Verbania per il sostegno a detenuti ed ex detenuti. L'assessore Franzetti ha ricordato i cantieri di lavoro che hanno visto l'impiego di queste persone e, sempre per il sostegno agli svantaggiati, ha annunciato che sarà pronto a breve il dormitorio del Comune di Verbania. Ancora istituita la figura del garante per i diritti dei detenuti, ruolo ricoperto da Silvia Magistrini, che ha già partecipato ai primi incontri a livello regionale. La festa di San Leonardo, patrono dei carcerati, cade il 6 novembre, ma noi lo festeggiamo domenica 8, ha ricordato Don Roberto Salsa, cappellano facente funzioni della casa circondariale. Ricordiamo anche la serata benefica a favore di Camminare Insieme in ricordo di Don Donato Paracchini e Franco Bozzuto, concerto dell'ensemble Vermeer con letture di Olivia Curti, sabato 14 novembre nella chiesa di San Leonardo alle 21. Il 29 novembre torna invece Solidal Moda. Una grande festa invece questa mattina ad Armeno per ricordare la piccola Rebecca, la bimba, lo ricorderete, di Baveno, scomparsa da appena 2 anni. Sono passati 3 anni da quel 2 ottobre quando Rebecca se n'è andata. Forse dire che se n'è andata non è il termine giusto, perché in realtà Rebecca è qui nel cuore non solamente dei suoi genitori, dei suoi parenti, ma di centinaia e centinaia di bambini. L'abbiamo visto ad Armeno con questa festa, perché Rebecca nel cuore continua a vivere con un progetto che è teso ad aiutare tanti bambini in tante scuole del nostro territorio. Oggi sono volati in cielo centinaia di palloncini lanciati dai bambini di Armeno, un po' di emozione e di commozione, Giovanni. Sì, molta emozione, perché comunque Rebecca rivive proprio nel sorriso degli altri bimbi, grazie a questo progetto. E grazie a tutti i contributi che abbiamo dato fino adesso, grazie alle scuole, agli asili nido, alle scuole materne, e stiamo continuando proprio sul territorio sia del Verbano Cusio-Ossola che del Novarese a continuare a dare contributi proprio per ricordare Rebecca
cioè dare proprio un senso a questa perdita, che è una perdita senza senso e un senso dovuto darglielo io, ecco. Almeno una delle scuole che è stata, usare il termine beneficiata non mi sembra opportuno, una delle scuole che ha ricordato Rebecca e con l'acquisto di materiale didattico, e voi avete voluto rispondere con questo gesto oggi. Sì, noi abbiamo voluto rispondere con questo gesto perché riteniamo che il miglior modo per mantenere vivo il ricordo di una bambina sia quello di lavorare con i bambini e di tirar fuori dal loro interno le emozioni. Sono state tantissime le emozioni, le espressioni di rimpianto, il sorriso per questi bambini, e quindi ritengo, essendo coinvolta anche in prima persona, che sia il miglior modo per mantenere vivo il ricordo di un figlio. E nei giorni scorsi il progetto Rebecca è approdato anche in Ossola, donate alla scuola materna di Crodo 10 sedie nuove per il refettorio. Un momento di festa che è stato anche in questa occasione motivo per far rivivere nelle parole e nei gesti concreti la piccola Rebecca. La cerimonia si è svolta alla presenza delle autorità scolastiche e comunali di Crodo. Taglio del nastro oggi pomeriggio per Mele e Miele, una sagra che ogni anno cresce e che quest'anno registra anche un deciso turnover fra i suoi espositori. Anche quest'anno la sagra Mele e Miele si conferma evento ricco, oltre che di molti espositori di altissimo livello, anche di eventi e di esibizioni artistiche. Sì, quest'anno gli espositori sono più di 80 e sono quasi tutti espositori nuovi, perché i vecchi, diciamo, quelli che erano 20 anni che venivano, quest'anno hanno lasciato il posto ai nuovi. E per quanto riguarda il cartellone degli eventi, invece, ci sono veramente tantissimi appuntamenti per tutti i gusti. Sì, sì, sono moltissimi gli appuntamenti che abbiamo fatto nella sala multimediale, dove ci sono questi eventi, laboratori, conferenze, mostre di quadri e anche un'esposizione di zucche, verdure e quant'altro dell'orto. Al via oggi la 3 giorni che l'Ossola Shopping Center di Crevola d'Ossola dedica alla neve. Da oggi e sino a domenica infatti sarà la festa della neve con scambio e baratto invernale. Questo vuol dire che per tutto il weekend, dalle 9 alle 19, chi offre e chi cerca materiale da sci, snowboard, si potrà incontrare. Sabato alle 17 ci sarà la presentazione del programma agonistico FISI stagione 2015-2016, alle 18 degustazione di cioccolata calda e alle 19 si terrà la cerimonia di premiazione dei migliori atleti del VCO per la stagione 2014-2015. Ed ora invece andiamo a Pettenasco con Marianna Morandi per la cena con le stelle. 10 anni di grandi emozioni, 10 anni di grande cucina, 10 anni insieme per creare un evento unico che in questa serata a Prodo di Pettenasco ha riunito 6 chef, tra questi lo special guest Gennaro Esposito, ma tantissimi altri chef che durante questi 10 anni hanno voluto dare il loro contributo di solidarietà e di amicizia per una serata veramente indimenticabile. È stata una serata di altissimo livello, con il premio a Diego Masciaga da 30 anni 3 stelle Michelin, con la sua grandissima esperienza ha dato anche tanti consigli ai ragazzi che ogni anno dalla scuola alberghiera di Stresa non vogliono mancare a questo evento. Ma scopriamo come sono stati questi 10 anni per i protagonisti del Comitato delle Stelle del Lago d'Orta. Oreste, come sono stati questi 10 anni? Così. Beh, prima cosa sono volati via. Seconda cosa, sono sempre impegnativi. Terza cosa, abbiamo Marianna che ci dà una mano, poi Roberto Restelli che è vicepresidente, quindi andiamo benissimo, dai. Speriamo di continuare nel futuro. Niente, tutto bene, la gente contenta, grandi piatti. Cosa è cambiato in questi 10 anni?
Ma abbiamo visto un pochettino cambiare quello che è l'evoluzione della cucina italiana. Qui abbiamo sempre richiamato tutti quanti a una grande aderenza al territorio, e questo ci ha messo al riparo appunto da quello che dicevamo prima, erano un po' le derive di certa cucina. Qui grossi esperimenti o cucine da interpretare in maniera troppo arzigogolata non ce ne sono. Qui ci si siede a tavola per il piacere della tavola, si fanno delle belle scoperte e poi c'è questa atmosfera effettivamente magica, molto bella, molto amichevole. E in apertura di pagina sportiva il basket, clamoroso alla Mami, domenica al Palafiera contro l'Unieuro Forlì ci sarà già il nuovo allenatore, non Stefano Di Cerbo che torna subito al suo ruolo da vice, ma una bandiera del basket italiana come Cecco Vescovi, fuori classe sul parquet con la maglia di Varese e nella nazionale. Da coach però Vescovi ha poca esperienza, solo una stagione al campus Varese e una parentesi da traghettatore a Varese in A1. Sembrava avviato ormai alla carriera da dirigente dopo essere stato GM presidente della sua Varese e dopo essere stato accostato a diverse piazze in estate, Roma in primis. Invece Cecco torna in panchina, una scelta prestigiosa. Toccherà a lui risollevare la Mami, impresa non semplice, ma un fuoriclasse come lui può farcela. Ed ora la Pafoni che domani sabato affronta Scafati al Palabattisti. Nella serata di Halloween la Pafoni conta di fare vedere le streghe ad un'altra big del campionato come la Givova Scafati, altra avversaria davvero difficile dopo quelle già affrontate nelle prime 4 giornate di campionato. E dopo 4 sconfitte consecutive che hanno lasciato un po' di amaro in bocca, la squadra di Magro è motivata a vendere carissima la pelle. L'impegno, come detto, è di grande difficoltà perché i campani sono degli avversari tosti e dall'immenso talento offensivo. In cabina di regia c'è il fenomeno Maio, MVP dell'ultima giornata di campionato con 29 punti ed 8 assist mazzati. L'asse con Simmos, altro fattore assoluto in questa categoria, pivot che ha buona mano e mezzi atletici davvero spaventosi, costituisce un binomio di straordinario impatto ed affidamento, ma è tutto il roster a disposizione di Perdichizzi ad essere giustamente etichettato da primissima fascia. Portannese, ex Siena, Torino ed Orlandina, sa giocare uno contro uno e colpire dall'arco. Loschi è un cecchino dalla distanza, mentre Baldassarre, Rezzano e Crow sono intercambiabili dal coach campano. Insomma, ci vorrà una Pafoni vicina alla perfezione, anzi oltre la perfezione, per ottenere l'agognata vittoria. E ci vorrà un Palabattisti caldo e partecipe, come è stato all'esordio, quando di fatto si è registrato il tutto esaurito, numeri del botteghino alla mano. Tutti a disposizione per Magro, che finalmente ha potuto lavorare a ranghi completi in settimana, e la speranza è che i frutti del tanto lavoro si vedano sul parquet. E siamo al calcio e alla polemica tra l'Ajax Novara VCO e Daniele Massoni in merito alla sua nomina a tecnico del Briga. E scontro fra l'Ajax Novara VCO e Daniele Massoni dopo la nomina di quest'ultimo ad allenatore della Briga in sostituzione dell'esonerato Marco Giromini. Già le parole di Walter Ghetti in Dilettanti per Dire avevano acceso la miccia, ora arriva anche la dura presa di posizione del presidente Stefano Benedetti. In relazione alla notizia che l'allenatore Daniele Massoni ha assunto la guida tecnica della società Briga, si rileva che gli iscritti al settore tecnico nel corso della medesima stagione sportiva non possono tesserarsi né indipendentemente dal tesseramento svolgere attività per più di una società, neppure con mansioni diverse. Il comportamento dell'allenatore in questione quindi viola i dettami regolamentari e la nostra associazione provvederà a inoltrare agli organi competenti idoneo esposto, così come sempre accaduto per le situazioni irregolari delle quali è venuta a conoscenza. Si coglie l'occasione per invitare i soggetti tesserati a rispettare i regolamenti anche al fine di non creare accredine tra gli stessi, conclude Benedetti. Ma Massoni ostenta la massima tranquillità: ripeto quanto detto già nei giorni scorsi, il mio ruolo all'interno della Virtus Verbania era un ruolo manageriale, da manager di azienda, che nulla c'entrava con il campo. Non sono mai stato tesserato e dunque chi parla di doppio tesseramento prende una topica clamorosa. Chiarirò nelle sedi competenti la mia posizione, ma sono pronto anche a tutelare la mia immagine contro un attacco strumentale pretestuoso di cui non faccio fatica a riconoscere il mandante, conclude lo stesso Massoni. E rimaniamo in ambito calcistico, ci trasferiamo però questa volta sul campo del Golzano. Sentiamo. Giacomo, vittoria in rimonta, vittoria importante perché alla Coppa la società ci teneva e ci tiene parecchio.
Sì, sì, è una manifestazione come il campionato per il quale vogliamo fare bella figura. È chiaro che il Gozzano ha le capacità, le potenzialità per cercare di giocare ogni partita e cercare di passare il turno e arrivare più in là possibile. Anche perché erano tanti anni che il Gozzano non batteva il Borgosesia. Beh, questo me lo stai ricordando te, voglio dire, penso che al di là del fatto del Borgosesia è importante che il Gozzano abbia vinto, se poi l'ha fatto col Borgosesia va bene lo stesso. Qualche nota di demerito forse un po' per la difesa, due gol subiti, anche poi nel secondo tempo qualche occasione. Ma no, ma questi sono dei ragazzi che stanno lavorando dal mese di luglio, quindi assolutamente è giusto che anche loro abbiano una vetrina importante e ci sta che non giocando da tanto tempo devono certamente impegnarsi tantissimo, quindi siamo contenti di loro e vediamo di andare avanti. Adesso sorteggio. Sorteggio, vediamo le squadre che parteciperanno alla seconda fase e vediamo che tipo di abbinamento ci sarà per il Gozzano. Bene, siamo in chiusura, vi ricordo il nostro sito tuttonotizie.info per tutti gli aggiornamenti e non solo. Grazie per essere stati con noi, arrivederci.